quello della visita alla discarica Bussi da parte del Presidente della Camera ha come obiettivo principale cosa? Ma intanto di porre l'attenzione del Parlamento e della terza carica istituzionale dello Stato la vicenda Bussi nella sua interezza e anche la volontà di sottolineare come soprattutto nella seconda parte della visita qui a Bussi la volontà di una comunità di risollevarsi, di puntare anche sul proprio futuro nel solco di un ecoturismo che si sta pian piano sempre più sviluppando e quindi anche di evidenziare le positività che vengono da questa comunità e non solo le macerie derivanti da questa vicenda che ha dell'incredibile. Questa ferita della discarica di Bussi grida vendetta, quindi noi dobbiamo accelerare i lavori di bonifica, cercare di restituire a questo territorio un ambiente integro su cui poi scommettere anche per progetti di sviluppo economico e sociale. Bussi non c'è solo una discarica, cioè questa dietro le spalle, a Bussi discariche ce ne sono tre, lo stesso sito industriale nel momento in cui smetterà di produrre sarà una discarica. Quello che rimane è la discarica che noi abbiamo dietro, è la discarica che ha avuto più impatto mediatico, quella più famosa, quella per la quale è stato fatto un processo che purtroppo ha assolto la Monte Edison. Io lo dico in modo chiaro, in questa discarica si può intervenire immediatamente con costi bassissimi perché i rifiuti che qui sono sotterrati sono mappati. Oggi farò un dono al Presidente della Camera dicendo chiaramente lei ha il potere per intervenire, le consegno la mappa di dove sono sotterrati i rifiuti, quelli più nocivi, quelli più pericolosi, possiamo iniziare da lì.